Ciao, benvenuti a tutti cari fanciulli e fanciulle. Vediamo oggi l'oroscopo per settembre 2023, quindi l'oroscopo del mese, il cielo del mese, va bene? Vedremo tutti i passaggi planetari, tutti i transiti, segno prima generalmente e poi andiamo a vedere segno per segno. Dopodiché andrò ad interrogare anche le mie carte, così con i tarocchi andremo, scenderemo nei dettagli, nei particolari. Questo è il bello. Quindi una breve introduzione al cielo del mese per tutti e poi vedrò segno per segno per ognuno di noi, dall'ariete fino ad arrivare ai pesci. Allora, il cielo di settembre cosa vede? Allora, vede i pianeti lenti, ovviamente sono ancora stabili. Devo dire che qui sono quasi tutti, no, quasi, sono tutti retrogradi, cioè Plutone cammina in Capricorno in moto retrogrado, Nettuno nei Pesci retrogrado, Urano nel Toro anch'esso retrogrado, Saturno in Pesci retrogrado, Giove dal Toro retrogrado, cioè qui veramente. E Mercurio in Vergine retrogrado che torna poi diretto Mercurio il 16 di settembre. Poi c'è un Marte che cammina invece della Bilancia, Venere che prosegue il suo cammino nel Leone. Poi c'è la Luna, vabbè, che praticamente li passa tutti, e il Sole che dalla Vergine passa il giorno 23-24. Sì, la notte fra il 23 e il 24 passa dalla Vergine alla Bilancia. Va bene, questo è il cielo. Ma allora io direi che qui è un cielo. Allora, innanzitutto, non so se ci avete fatto caso, ragazzi e ragazze, qui già nel mese di agosto ve ne saranno successe di tutti i colori, special modo se siete come segno o come ascendente o come luna anche mi verrebbe da dire nei segni mobili o comunque della Vergine, dei Pesci, dei Gemelli, del Sagittario. Ok, questi segni qua non lo so, acqua in casa, tagli, bruciature, non lo so, elettrodomestici che non funzionano più, telefoni da buttare, la televisione fa le. Cioè, il telefono rotto o comunque la linea di casa non funziona più, un casino, un casino. Ok? Ecco, tutto questo state tranquilli che dalla metà del mese, insomma, passerà, quindi occhio ancora per un po' di tempo, va bene? Per un po' di tempo. Comunque, detto questo, qui molto genericamente, come stavo dicendo, questo è un cielo che richiama un po' il ritorno alle origini. Come posso dire, un ritorno, sì, al passato, nel senso che ci potrebbero essere veramente situazioni che si ripresentano, che tornano, che si riaprono, che vanno riviste, che vanno rivalutate. Ok? Quindi fosse anche solo te, magari, che tu vuoi tornare com'eri, te che tu ripensi ai tuoi tempi passati, te che tu vuoi cambiare qualcosa della tua vita e via dicendo. Non so se mi sto spiegando. Ecco, Giove, stavo dicendo, inizia il moto retrogrado dal, dov'è? Dal 5 di settembre. Quindi ancora per i primi giorni di settembre le cose vanno spedite. Poi dal 5, insomma, con questo Giove torna indietro, diciamo qui c'è un qualcosa, visto tutti gli altri transiti, tutte le posizioni degli altri pianeti, che va rivisto. Questo un po' per tutti, genericamente, proprio genericamente parlando. Io vedo molto avvantaggiati in questo mese di settembre i segni d'aria, sì, anche la Bilancia, anche se in modo diverso, ma in special modo i Gemelli e l'Acquario. Per esempio, ok, quindi carica vitale, energia, voglia di vivere, inventiva, iniziativa, boom boom, ok, il fare, il pensare, il valutare qualche cosa. Ecco, questo è un Marte per tutti noi, in Bilancia, che è in caduta, nel senso non è
nel suo elemento principale, nel suo elemento che è l'ariete, l'opposto della bilancia, no? Quindi ho un Marte non impulsivo, non istintivo, non fu 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 fu, come è di solito Marte in ariete, veloce, ta ta, ma è più riflessivo, è più frenato, ma frenato nel senso che può essere anche positivo, fra virgolette, frenato nel senso usa più la testa, usa più il raziocinio, usa più la logica, usa più l'equilibrio, il valutare tutte le situazioni. Non si butta a babbo morto come potrebbe fare nel segno dell'ariete e di conseguenza non si butta neanche nelle lotte, nelle guerre come farebbe nel segno dell'ariete. Cioè, se ho Marte in ariete ti manda, non posso dire, va bene? Stium, pum, 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 così. Marte in bilancia ci pensa. Ma la mando a quel paese o non ce la mando? Ok, quindi è un Marte più riflessivo. Fra l'altro fa sestile con Venere, cioè va d'accordo con Venere dal Leone, quindi una Venere e una Marte, insomma, in sintonia, in armonia, ok? Il maschile e il femminile che vanno d'accordo e che ti aiutano, quindi, no? Se due pianeti in cielo vanno d'accordo, collaborano, oh, non mi veniva la parola, qui è tutto a pro nostro. Ma lo andremo adesso a vedere per il tuo specifico segno zodiacale, cosa tutto questo significa e poi ti tirerò anche i tarocchi, anche le carte. Partiamo. Allora, Toro, per il tuo segno zodiacale tutto questo cosa significa? Allora, sicuramente tante cose belle. Qui, Toro, ascolta, tu hai Plutone, trigono al Sole, quindi dalla tua, Nettuno e Saturno dai pesci, un sestile splendido, quindi un segno positivo, un aspetto positivo al tuo segno zodiacale. Giove e Urano proprio in Toro, quindi sopra il tuo Sole o sul tuo ascendente, dipende quello che sei. Mercurio dalla Vergine, uno splendido trigono, il Sole dalla Vergine, uno splendido trigono. Ok, c'è Venere che è un pochino stride, ma tu lo capisci, ti fa un baffo, cioè è come avere 12, ti faccio vedere, perché se no si fa, tanti si lamentano perché si vogliono lamentare nella vita, e che cavolo. Allora, te tu c'hai 12 biglie, no? 12 palline, ok? Che possono lavorarti a favore, allora fa conto, su tutte queste ante sono 5, 4, ma non rendo l'idea perché su 12, 11 le sono qui dalla tua e le ti aiutano. Una, insomma, che ti può creare qualche. Tu capisci, qui c'è un mese, qui c'è un mese assolutamente splendido, non è solo un mese, è un bel periodo più lungo, però vediamo settembre, un mese splendido, ok? Molto molto favorevole per il segno del toro. Guarda, qui ci sono anche dei cambiamenti fisici per te. Io non so, magari ti devi fare gli occhiali, magari fai il taglio di capelli, vuoi cambiare il tuo look. Tutto ciò che è la tua immagine, io vedo cambiare, mutare, rinnovarsi, rinnovarsi. Questo sicuramente. Guarda, ci può essere qualcosa in casa. In casa, riguardo la casa, riguardo la famiglia, che ti potrebbe un pochino non rattristare, qui ci vuole ben altro per rattristare con questi transiti, ma figurati. Però insomma un qualcosa in casa, magari tu devi fare qualcosa in più, tu devi, come ti posso dire, fare dei cambiamenti in casa, un qualcosa che ti può pesare, o qui c'è una figura femminile che manca, va bene, una figura femminile che ti manca sicuramente. Però, cioè, però qui i divertimenti, le soddisfazioni, i figli, gli amici, lo studio, che ti devo dire, la tua vita quotidiana, ti va tutto bene. Qui c'è anche un gruppo di persone, quindi non so se tu sei uno studente, mi viene da pensare all'università. Se tu fai sport, mi viene da pensare alla compagnia, per esempio, della palestra, o tu vai a giocare a carte, ma che ne so io. Ok, quindi qui ci sono dei momenti splendidi, dei transiti assolutamente positivi. È vero, come abbiamo visto nell'introduzione, che questi pianeti, insomma, sono anche retrogradi, quindi, però, come si dice, se una mano toglie, l'altra dà.
Cioè, questi sono. Questo è un cielo, ascolta. Cioè, dai, Toro, qui tu va alla grande. C'è solo Venere dal Leone che ti può un pochino stridere. C'è un qualcosa che, insomma, come ho detto prima, che ti potrebbe mancare, che riguarda la casa, la famiglia, gli affetti. C'è un qualcosa, però tutto il resto, voglio dire, della tua vita è assolutamente positivo. Qui ci può essere anche un movimento, un qualcosa di favorevole per quanto riguarda il lavoro. Per esempio, non escludo un contratto di lavoro se tu lo cerchi. Se tu hai bisogno di lavorare, tu lo cerchi, qui ci può essere un riscontro favorevole e via dicendo. Ma vediamo un pochino anche le mie carte, cosa hanno da aggiungere a questo quadro, insomma, assolutamente favorevole. Qui c'è anche Mercurio dalla Vergine, che ti dà una mano. Vediamo. Per il segno Toro, mese di settembre 2023, Toro settembre. Ok, il Fante di Spade, il Mondo. Il matto, ok, il 3 di bastoni e l'asso di spade. Nel taglio c'era un 4 di bastoni. Guarda, letteralmente qui tu potresti proprio decidere, per esempio, che ne so, anche un viaggio deciso così. Magari ti arriva una comunicazione, tu vieni a sapere un qualche cosa. Sto pensando che le situazioni possano essere le più disparate, no? Insomma, un qualche cosa che ti induce poi a decidere così, senza tanto pensare di fare un qualche cosa. Quindi qui prima cosa potrei vedere proprio un viaggio, uno spostamento da qualche parte. Ma qui ci sono proprio tante comunicazioni che arrivano. Quindi un settembre molto sveglio da questo punto di vista, quindi comunicazioni, gente si fa sentire, gente si fa vedere, potresti andare da qualche parte, se tu sei uno studente qui vedo degli esami, ok, magari anche il nervosismo prima degli esami, esami che si può trattare anche di un esame di lavoro, se non sei uno studente, se tu lavori, magari tu devi superare una prova. Capitemi quando parlo, non posso specificare tutte le situazioni per decine di migliaia di persone, non potrei, va bene? Se io dico un esame, se tu sono studente, è ovvio, l'esame può essere l'esame di guida, se ti adatti alla patente, se tu sei un adulto e ti ha 60 anni, si può trattare semplicemente di un test che devi superare o di un aggiornamento per lavoro che tu devi fare, cioè, capito che ti voglio dire? Ecco. Quindi le comunicazioni che senz'altro ci sono, ma qui ci potrebbe essere anche per il Toro, a parte dei lavori da fare, sicuramente ti vedo fare qualcosa, stai costruendo qualche cosa, no? Sai quando uno getta le basi, anche in modo molto determinato, molto convinto, molto sicuro. Ecco, qui tu stai seminando, stai gettando le basi per un qualche cosa, ok? Anche quello. Ti vedo molto convinto, molto determinato, molto. Ma qui c'è anche un qualcosa proprio. Come ti posso spiegare? Di inaspettato, qualcosa che te non crederesti mai, ok? Fosse anche solo un tuo atteggiamento. Un tuo atteggiamento, un tuo comportamento, un qualcosa che tu cambi proprio te, ok? Non so se mi sto spiegando. Vediamo anche gli oracoli dell'amore e poi tira anche le sibille, mettiamo poi tutto insieme, va bene? Andiamo a vedere. Per il Toro, no, tutti in mazzo, no? Qui c'è proprio un po' questa apprensione, questa attesa nervosa di un qualche cosa che poi alla fine arriva e ti libera, capito che ti voglio dire? Quindi qui anche sto Mercurio, anche se è positivo, però Mercurio,
Ti dà un po' quell'elettricità, non vuole vederti con un'altra persona, quindi senz'altro qui c'è un qualcuno che è geloso. Geloso di un qualcosa, senz'altro. Fammi un po' vedere. Qualcosa di veramente speciale, quindi un qualcosa di bello. Magari ha un'amica o un amico che è geloso. Non è detto si parli d'amore. Qui d'amore non vedo nulla. Qui mi parlano in generale di queste situazioni. Qui c'è un contatto e un colpo di fulmine. Quindi colpo di fulmine, però, come ti dicevo, lo posso leggere proprio come un qualcosa che vivrai, una sorpresa, un qualcosa di inaspettato che tu potresti vivere nel mese di settembre. Comunque qui ci sono delle comunicazioni che saranno assolutamente importanti. Vediamo anche le sibille cosa hanno da dire, che sono sempre così chiacchierine. Settembre per il toro, fammi vedere, settembre per il segno del toro. Ok, qui c'è il re di cuori, non mi riesce a chiamarlo pensionato, vabbè. Andiamo a vedere la trappola. L'adulatore, vedi? Qui c'è qualcuno che ti può fare anche tante tante moine, vedi, i regali, molto denaro e la bionda. Capito? Qualcuno che ti tenderà a farti delle moine per comprarti, insomma, come si dice dalle mie parti, insomma, per guadagnarsi la tua simpatia, diciamo, però, insomma, non mi sembri tipo da cascare in queste trappole, appunto. Quindi qui c'è una persona, un personaggio che io credo sia adulto, quindi non si parla di un ragazzino, questa è una persona adulta che cercherà, insomma, di adularti, di adescarti, però, insomma, via, non voglio vedere sempre tutto negativo. C'è la trappola, quindi, insomma, vedi, la trappola e l'adulatore, quindi fa attenzione magari a non cadere in qualche tranello, magari semplicemente qualche mail spam o magari qualcuno che ti vuole infinocchiare se tu vuoi comprare qualcosa, insomma, facciamo un po' la tara. Comunque sia, qui ci sono anche dei regali che arrivano, il denaro che arriva, insomma, senza alcun problema. Qui mi fanno vedere questa ragazza bionda che non so se tu sei te, potresti essere te, ma potrebbe anche essere una persona con cui ti relazionerai, con cui tu potresti avere a che fare in questo mese di settembre. Credimi, Toro, potrei parlare altri 3 giorni, ma mi devo fermare qui. Sono 12 segni, se no parlo veramente una settimana. Ok, comunque un settembre che vede delle novità, sicuramente delle sorprese e delle comunicazioni che arriveranno e sicuramente anche un qualcosa di veramente speciale. Va bene? Fammi sapere giù nei commenti e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!